Questo sono io. Mi chiamo Jonathan Encini, sono un toscano classe 1983 e amo viaggiare in moto. A 21 anni parto per il giro del mondo con 2000 euro. In 8 anni visito 50 paesi e lavoro in 6 di questi per finanziarmi. Mi avventuro lungo le vie della seta fino al Nepal, vado a caccia di guadi in Islanda e oggi ho uno storico di 460.000 km in 77 paesi. Racconto questa esperienza di viaggio nei miei libri. Per adesso ne ho pubblicati 3, ma sto già scrivendo il quarto. Quando sono in Italia, condivido la mia passione organizzando workshop e mototendate, a cui partecipano oltre 600 motoviaggiatori da tutta Italia. La mia passione per il motoviaggio è tale che nel 2010 mi metto in proprio e organizzo motoviaggi, motonoleggi e spedizioni moto in tutto il mondo. Questo lavoro mi porta spesso in Sud America, dove condivido con altri appassionati i chilometri più belli della Patagonia e dell'Altopiano Andino. E quello che stai per vedere è il mio ultimo video. Buona visione e se ti è stato utile, condividilo. Grazie! Ragazzi, 6:25, ciao, l'ho dormita tutta, non ho visto neanche come hai fatto il traghetto, mi sono sdraiato sulle poltrone e ciao, l'unica cosa che vedo adesso sono le Lofoten e il sole, ma ragazzi che botta, così è dura però, parecchio dura, 18 gradi. Oddio, non so neanche dove andare. Talmente addormentato. No, via, mi devo fermare subito per capire più o meno. Vai, anche in terza si parte con la Africa Twin, nessun problema. A dopo ragazzi, mi devo ripigliare. Anzi, restate con me, vi tengo con me in questo delirio mattutino. Ai ai. Non so dove c***o andare, non so, porca di quella... Non si può arrivare alle Lofoten così con la voglia di correre. Mi devo fermare 2 minuti. Una piazza ci sarà alle Lofoten, porca... Una piazza. Dove c***o siamo? Dove c***o siamo? Maremma impestata l'altra. Forza. C'è uno mi ha scritto l'altro giorno, non andare di qua, vai di là. Va bene, vado di là, vado di qua. Ho tutti che tu dici te, ma... subito fatto sbagliare strada. Ce la fa a far nulla. Ah, vai. Madonna, ragazzi. Vabbè, dai, a dopo. Ce la fa così. Giù. Buongiorno, ragazzi. Allora, non ho dormito niente. E mi sono svegliato, erano già tutti scesi. Sono stato l'ultimo a scendere dalla moto. Ero un po' in crisi. E ho detto, no, io ora mi fermo, devo dormire, mi risveglierò alle 9, non importa. Quando sono sceso dal traghetto, mi sono fermato qui un attimo a sistemare la roba. Mi sono reso conto dove sono, cioè le Lofoten sono veramente molto particolari. Ho una giornata splendida un'altra volta, che il sonno mi è sparito e ora mi rimetto in marcia e mi faccio tutta la Lofoten con questo clima qui. Non si può sprecare questa occasione. Quindi andiamo. Però fra un po' mi fermo e mi faccio un caffè, perché sennò addio. Intanto andiamo in fondo e vediamo che succede. Oh, c'è gente che viene qua su e trova la pioggia e la nebbia, cioè guardate che roba. Oggi c'è da volare il drone come se non ci fosse un domani. Ma prima voglio andare in fondo a questa strada che si chiama A di Lofoten. Non so come si pronuncia. Qualcosa del genere. Io spero che vediate quello che vedo anch'io.
certo ragazzi, cioè ti svegli la mattina in una casetta di legno così e c'hai davanti il mare e dietro ste montagne, cioè ma ti rendi conto? Cioè, ma te ne rendi? 17,79, cioè alla fine non è che ci sia questa gran differenza. Poi vabbè, qui sono un paesino, magari c'è l'acqua, c'è tutto, guarda bravi. No, incredibile, via. Una sorpresa dopo l'altra. Ho intravisto questo sentiero da lontano che sale su. Sono proprio curioso di vedere dove porta. Probabilmente uno dei pochi sterrati che ho visto da quando sono arrivato in Norvegia. Ce ne saranno a milioni, ma a trovarli. Ah, vedi com'è, guarda com'è. Ti dice vietato il moto e macchine lassù. Non ti fanno andare, è chiusa. Porca. Sa, non si scappa, eh? Ah, il buongiorno si vede dal mattino. Ora mi fermo io a fare colazione. Oh, vabbè che io sono via da casa da 12 giorni e mangio male e probabilmente non so tanto, però scusate, come fai a non notare una cosa del genere? Guarda questo. Io boh. Cioè, te vai e scegli pescare da sole nel fiordo con i fusi attillati. Vabbè. Cioè, ma ti rendi conto? Sono le 5, ho percorso 450 km da stamani che ho dormito 3 ore. Mi devo fermare un attimo, mi devo fare un caffè, perché non ce la fa più. Sto ancora valutando se fermarmi a 500 km o se tirare dritto fino a Capo Nord per arrivare a luna di mattina, così entro gratis. Forse dopo il caffè decido. Ciao ragazzi, ore 7 o 6:49, insomma 10 alle 7, 16 gradi, guanti invernali, strada dritta. E ragazzi, non si va, nel senso è tutto molto lento. Mi sembra di essere stato alla guida 2 ore, ma ho fatto soltanto 50 km. Non lo so come mai. Mi fermo quando c'è da fare benzina, sono all'ultima tacca, poi entro in riserva. E una volta che mi fermo decido se proseguire oppure se fermarmi. Allora, non a caso
Allora, vediamo di farsi male, eh. Che dico ora? Meglio di così. Si muore. Allora, ora cerchiamo un po' di legna di scorta. Tu mi vuoi proprio bene stasera. Guarda che affare. Questo non è legno perfetto, ma un po' ci si dovrebbe bruciare. Ce n'è ancora. Sono in estasi, se mi mettete falò, tenda, moto e perfino l'acqua e il tramonto, guarda, ho trovato anche un sassone, ho fatto il mega tavolino, io sono in estasi ragazzi, mi piace talmente tanto questa semplicità con questi quattro elementi che l'ho messo pure nel logo di Partire Per, la tenda, il falò e il pilota, perché sarei io in questo caso, però è boh, cioè, credo, vedi, ok, lasciamo stare la modalità con cui sto raggiungendo Capo Nord, che essendo un viaggio da record è piuttosto particolare. Però secondo me, se venuti quassù a un giorno da Capo Nord e aver bivaccato così, ecco, così, secondo me, guarda in ciabatte con le penne pronte, vabbè. Domani dovrebbe essere il giro di boa, ma i numeri parlano chiaro. Ho sforato già le 650 euro, mi sembra. Allora, potrei farcela se controllo benissimo i consumi della benzina tornando in giù. 640 euro comprendono 6.000 km, perché domani tocco i 6.000, mentre a tornare sono 4.000. 640 euro comprendono anche le scorte alimentari per tutte e due le settimane, quindi si può considerare. Ma se consideriamo i pieni benzina che mi manca da fare, il costo di quei pieni benzina, siamo precisi, quindi ringrazio fin da subito chi mi ha consigliato domani di entrare a Capo Nord dopo l'una di notte, perché è gratuito, quindi lì mi risparmio, non mi ricordo quanto, ma mi sembra 25-30 euro, ecco, se avevo da pagare quelli ero già fuori dal limite, per cui domani dormo tanto, mi riposo e arrivo tardi per fare tutto a gratis.